In questa occasione vi parlo e con molto piacere di due gruppi di testi che poi vi leggerà Giusy, o forse vi ha già letto, questo non lo posso sapere, ma spero che vi debba ancora leggere perché questo insomma renderebbe l'effetto sorpresa migliore. In ogni caso, se ve li ha già letti, fate finta che non ve li abbia ancora letti. Allora, questi due gruppi di testi, tornando a noi, si intitolano Uno Albedo e l'altro Quando sarò Angelica. La cosa più sensata è trovare le ricorrenze, insomma, che in qualche modo li accomunano, i fili rossi, insomma, che li legano, e cercare, insomma, un po' un bandolo. Allora, l'elemento forte e estremamente ricorrente mi sembra essere quello di un rapporto con un'analisi del reale, e quando non lo è, mi direte voi, però in questo caso un'analisi del reale che mette in relazione la realtà appunto come qualcosa di ingannevole o variamente come qualcosa di immaginabile. In entrambi i casi c'è questo elemento di decostruzione o distruzione, varia insomma a seconda, e quindi poi di ricostruzione. Il percorso che si dà è all'interno del testo. Il testo in questo senso si dà come un attraversamento, ovvero come un invito alla visualizzazione. L'indicazione che io darei per l'ascolto, sempre che appunto questa cosa non sia già avvenuta, è quella di chiudere gli occhi durante la lettura, a meno che Giusy esplicitamente nel suo messaggio non dica dovete per forza tenerli aperti. Ecco, allora in questo caso vale la sua indicazione sopra la mia, diversamente tenere gli occhi chiusi, oppure rivedersi il video di Giusy e farlo con gli occhi chiusi, insomma si può anche fare, queste sono le magie della rete. Allora, qual è il fatto? Giusy a un certo punto nella poesia La seconda di Albedo, si apre come a dire, finisce con tentare l'impresa. Questa impresa che lei tenta è un'impresa che in realtà Giusy tenta e riesce, a mio parere, da ben prima di questi testi, con tratti ricorrenti molto molto forti che appaiono insomma nei suoi libri, per chi ha la bontà di leggere io insomma li consiglio. Ma un elemento di rottura anche forte rispetto ai testi precedenti di Giusy, a mio parere, di Giusy Montali, a mio parere, è questo, il fatto che in queste occasioni i testi siano molto più espliciti, come può essere esplicito un testo di Giusy Montali che fa della grazia, insomma, un elemento sostanziale. La grazia è un elemento, insomma, che appartiene alla scrittura, allo stile di Giusy, ed è insomma credo inoppugnabile questa cosa. Comunque lei dice, adesso andando nella poesia Quando sarò Angelica, lei dice nella seconda strofa, dice: conversando si riconoscono e si misurano, imparano dove ferire e dove curare, prima per gioco, poi non più, e la luce del mattino illumina il letto. Sono di nuovo ricaduta nella commedia e indosso uno sporco io. Questo che conversando si riconoscono e si misurano, eccetera, eccetera, era il soggetto nella strofa precedente ed era allettante in me. E poi, due strofe sotto, dice: nei probabili e improbabili universi si ripete inizio e fine. Scriverò ancora questa poesia e so di averla già scritta prima. E poi apre. Il discorso è questo qui. Il discorso è questo qui. Bisogna ascoltare, prima di tutto, quello che Giusy ha da dire,
e basta. Come a dire, ciò che si sedimenta negli strati tra corpo e tempo, la neve a pareggiare, a dare l'impressione che non siano, inganno che si vuole, si chiudono gli occhi, si gira il capo, si segue un punto, lontano, immaginato. Come a dire, ancora qui, andarsene per le strade, tornare a sera, tentare in un piccolo canto qualcosa, fallire l'impresa, distruggere ciò che resta, sostare sotto la panca, svoltare a destra, a sinistra, all'angolo trovare un cappello, altrove il proprietario, dicono, intanto l'orecchio si tende, montano voci, ci si capovolge nell'acqua, fuggire, chiudere la porta, ripiegarsi sotto la panca e sotto il sogno, la solitudine, tentare l'impresa. Ancora dimmi, se tu sai liberarti dagli strati, decantarti sul fondo, riemergere chiara, con stupore, ancora la luce attorno si fa densa, sulla lingua il gusto, nel petto, al centro, il possibile, il pensabile, illusione del centro, del nulla, del tutto. All'ombra del lago, affranta ancora, risalire lenta a capo chino, per costanza e veracità, creare un piccolo nero globo, indossare il vuoto, per le cose, dicono, solo le cose, nient'altro, per ostinazione, proseguire, andare avanti, lasciare gli oggetti, bere l'acqua, smussarsi, abbandonarsi, fluire, risalire da imo a chiarità. Le biblioteche sono piene di lacrime, i fiori cadono dai pruni, mentre io resto in casa giornate intere e guardo nell'armadio le rose fiorire e parlo di nuovo a me stessa e alle tante in me che vivono nei vasi da fiori aspettando che la notte finisca. Conversando si riconoscono e si misurano, imparano dove ferire e dove curare, prima per gioco, poi non più, e la luce del mattino illumina il letto, sono di nuovo ricaduta nella commedia e indosso uno sporco io. Ho il gemito dei colombi e piume, e quando infine sarò angelica, mi toglierò i vestiti e vedrò la nota da cui tutto ebbe inizio e che ancora risuona, e il sogno di una formica che ridisegna l'universo. Tanti universi, quante specie sognanti, nei probabili e improbabili universi si ripete inizio e fine. Scriverò ancora questa poesia e so di averla già scritta prima. Nella polvere un albero si risveglia, verde e fiorito, dopo il sonno invernale. Nel calore riapre gli occhi, non sapendo nulla della neve, e il sognatore ai suoi piedi dorme, sogna e nel sogno esplode un altro universo.